Novità in arrivo per la consegna della posta. Da lunedì il postino potrà arrivare anche il pomeriggio e alla sera. Parte infatti il 20 maggio a Como e in tutta la provincia il nuovo servizio di recapito di Poste Italiane. Dopo la rivoluzione avviata nel 2016, che ha introdotto la divisione in due zone dell'area di competenza di un portalettere, quindi la consegna un giorno da una parte e un giorno dall'altra, ora sta per scattare il modello Joint Delivery, che garantirà la consegna della corrispondenza anche in fasce orarie diverse, come appunto il pomeriggio o la sera. Si punta quindi a ridurre i disservizi nel tentativo di facilitare la vita dei cittadini. La nuova organizzazione sarà articolata su due reti di recapito distinte, seppur integrate. La prima, denominata linea di base, che continuerà a consegnare tutti i prodotti postali nell'area di competenza. La seconda, chiamata linea business, sarà dedicata ai pacchi, alle raccomandate, alle assicurate e a quei prodotti che prevedono la consegna nell'arco di un giorno. Consegna che si effettuerà in fasce orarie estese fino alle 19.45 tutti i giorni e anche il sabato mattina. Le esigenze dell'utenza, del resto, sono cambiate. La corrispondenza classica dal 2008 al 2017 è stata dimezzata, mentre sono in continuo aumento i pacchi, quasi 58.000 quelli consegnati in provincia, più di 10.500 soltanto nel centro di distribuzione di Como. Grazie all'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali, Poste Italiane ha voluto rinnovare il servizio di consegna, puntando sulla flessibilità. Inevitabilmente l'organico dovrà essere rinforzato. Oltre a fare questo assetto nuovo, abbiamo anche iniziato ad inserire a tempo indeterminato delle persone in modo stabile, quindi avremo anche un importante, diciamo, ingresso sulla provincia di Como, che da fine maggio a entro l'anno vedrà la previsione inserimento di 48 persone in modo stabile. Tra i neoassunti a tempo indeterminato c'è anche Marta Fontana, che dopo un periodo di contratti a termine a fine 2018 ha ricevuto la chiamata per l'assunzione definitiva. A novembre di quest'anno ero a casa, ero iscritta in disoccupazione, ho ricevuto la chiamata da Milano se ero ancora disponibile, che mi avrebbero assunto a tempo indeterminato e la mia sede di destinazione era Recapito Quaglio Como, ma con la nuova riorganizzazione che partirà lunedì sarò dislocata al recapito a Lanzo d'Intelvi e quindi mi avvicinerò a casa. Infine arriveranno anche nuovi mezzi, entreranno in funzione a breve i tricicli moto su tre ruote più stabili e capienti, per il centro storico previsti anche in versione elettrica.